che si getta di galoppo e finisce a tabellone. Il controfavorito, quindi già squalificato, passa Galmozzi, 15-9. Lo strappo con la Vio da fermo, niente male, se l'è fatto pure al largo Galmozzi. Due avanti a Jankus Piov, quindi Griziram, quindi Idea. Tra i penalizzati il più lesto è stato Melamudi VM, Marge Walk che è l'unico allo scoperto, penultimo c'è Lou Griffin, coda c'è Motors. Si viene davanti alle tribune per il primo passaggio, 7 sono in fila indiana, 1 di fuori è Marge Walk, 1 a tabellone, sta tornando in scuderia, e Lloyd. WF Galmozzi e Massimiliano Monte hanno ripreso parecchio in mano, 48 addirittura, 32 dall'imbocco della curva al palo, non ha interesse ora Massimiliano a fare troppa andatura, la fila indiana è sempre così, con Marge Walsh che staziona di fianco a Melamudi VM. Galmozzi in vantaggio, Jankus Piov e Grizzly Ramp tranquilli nella sua scia, quindi Idea che per un attimo ha fatto mezza ruota su Marge Walsh che continua a non andare né avanti né indietro a coprire Melamudi VM, quindi il favorito Lou Griff che paga 2,20 in coda Motors. Primo giro di Galmozzi, molto molto tattico, i 1000 in effetti in 1,20,4, 32,4 anche dal palo metà del opposta, 48 e mezzo circa i 600 intermedi. Galmozzi continua così ad approfittare di quello che non succede alle sue spalle, perché proprio non cambia nulla se non Idea che continua a stare a mezza ruota, un paletto in 15 e mezzo per 1002 in 1,36. Approfittato di tutto questo Galmozzi per portare il cronometro dalla sua, ora Idea sposta con decisione, altrimenti Maris Waltz la copriva, ha spostato anche Luke Griff. Si viene nuovamente davanti alle tribune con Galmozzi che continua a precedere Jankus Piov, di fuori Idea che copre Grizzly Ramp, ancora Mars Waltz e Luke Griff. Il miglio di Galmozzi si completa in 2,8, 31,5 questi 400, ora Galmozzi prova ad accelerare, in effetti Idea non è che si avvicini alla destra libera sempre, anche Jankus Piov, poi c'è Grizzly Ramp con ai lati Idea che è filata da Marge Walsh, ancora in coda Luke Griff, questi 400 in 39, sta sveltendo un po' adesso l'andatura Massimiliano Monte, Galmozzi è sempre in vantaggio, Jankus Piov continua a seguirlo lì da vicino, di fuori Idea, poi Grizzly Ramp, poi Marge Walsh, poi Luke Griff, non c'è più Melamudi VM, i 400 del palo metaletto opposta in 37, 2,38 per i 1002, l'errore per i 2000, l'errore del favorito Luke Griff, la mossa di Marge Walsh ha spostato pure Jankus Piov, guadagna Grizzly Ramp, Galmozzi è sempre in vantaggio all'imbocco dell'ultima curva, è cattivo Marge Walsh con un paletto in 15,1, aggancia Galmozzi, lo supera in tromba, ma però si getta di galoppo al momento del sorpasso, rimane così ancora in vantaggio Galmozzi, la corsa è molto aperta, Grizzly Ramp cerca destra riva tagliando fuori Jankus Piov, la mossa poi è quella di Luke Griff che torna dopo l'errore, ingresso della retta d'arrivo, situazione molto aperta ma si è liberato Grizzly Ramp che prova a involarsi verso il traguardo, all'arco però c'è Luke Griff, Luke Griff prova a rimontare Grizzly Ramp che ha ancora un collo di vantaggio, insiste Luke Griff e sul palo riesce a battere Grizzly Ramp, al terzo Jankus Piov, Marino Lovera, qualcosa da dire, forse Elvis Vessichelli. Dopo il palo, 38 la chiusa, vittoria col brivido per Lou Griff che ha sbagliato a 6,50 dal palo, si è rimesso in fretta ed ha vinto lo stesso nei confronti di Grizzly Ramp al terzo. Jankus Piov si chiude nel segno di Lou Griff, Marino Lovera, Trainer Grider ed era Varenne Forever.